Luigia Emprice. Allora. Prego. Non ti posso salire a te? No, mamma, non mica sono allora. Buonasera a tutti, io sono Luigia Emprice, ho 25 anni e sono una laureanda in giurisprudenza. La mia storia con il Movimento 5 Stelle inizia quando avevo 21 anni, inizia a livello locale. Il motivo per il quale io mi sono avvicinata al Movimento 5 Stelle è molto semplice. Io ero stanca di affidare il mio futuro ad altre persone, a persone che in periodi di elezione vengono fino a dentro casa a promettersi chissà che cosa, a persone che nel mio comune Cisciano per 20 anni hanno utilizzato come primo punto della loro campagna elettorale una bomba ecologica presente sul nostro territorio. Si chiamava il cimitero delle gomme, erano oltre 5.000 tonnellate di pneumatici presenti sul territorio rispetto ai quali c'erano stati anche 3 incendi. E come potete immaginare, per 6 settimane dopo gli incendi l'aria era irrespirabile. E poi
firmano, perché non ricadrà su di loro, né sui loro figli, né sui figli dei loro figli. Oh, non hanno la più pallida idea di quello che stanno facendo. E se non hanno la più pallida idea di quello che stanno facendo, se ne devono tornare a casa loro. Guarda, io sono convinta della necessità di portare i problemi del nostro territorio in Europa. La Campania, tra i moltissimi problemi che ha, uno dei principali è il problema dei rifiuti. Qualche settimana fa ho letto una direttiva dell'Unione Europea sul problema dei rifiuti in Campania. La Commissione Europea diceva che il problema dei rifiuti in Campania era insostenibile e doveva essere risolto in qualche modo. Lo sapete che, qual è stata la soluzione dell'Unione Europea per far risolvere questo nostro enorme problema? Dare altri soldi per costruire un altro inceneritore a Giugliano, non rendendosi conto che già quello di Acerra ha distrutto tantissimo il nostro ambiente, perché l'inceneritore non lo risolve il problema dei rifiuti. Riduce la quantità del 30% e le ceneri vengono sotterrate nel nostro territorio e nella peggiore dei casi finiscono per inquinare le parti acquifere. Stanno inquinando l'aria mediante il fumo degli inceneritori, l'acqua se raggiungono le parti acquifere e la terra. Ma com'è possibile fare una cosa del genere? Quando qui in Italia si parla di bonificare la nostra terra, si dice che non ci sono i soldi. Qualche settimana fa chi ci governa ha regalato 7 miliardi di euro alle banche private. Qui in Campania noi moriamo di tumore e loro regalano i soldi alle banche private. Allora, io potrei continuare in eterno perché ho letto tantissime cose, cose che mi fanno veramente arrabbiare. Posso dirvi un'ultima cosa? Qualche giorno fa ho incontrato una deputata del PD campano alla regione. Lei mi ha detto che loro hanno istituito il registro contro i tumori. Io mi sono permessa di dire: signora, mi scusi, voi, a parte il fatto che non siete stati voi ma con pressioni del Movimento 5 Stelle, ma è stato previsto il registro dei tumori per vedere l'incremento dei tumori, non è che state facendo qualcosa per prevenire tutto questo. Io sono convinta che il 25 maggio l'Italia abbia una possibilità di cambiamento e l'unica alternativa a tutto questo è il Movimento 5 Stelle. Vi prego, votate il Movimento 5 Stelle, fate votare, e quando incontrerete, perché vi incontrerete sicuramente persone che dicono: io non voto, tanto non cambia niente, ditegli una sola cosa: ci hanno lasciato un diritto, uno soltanto, il diritto di voto, non sprecatelo! I pensionati che si hanno fatto per tanti anni e hanno una misera pensione, ha capito? Hanno pensato 1.000 euro al mese, allora affitto di casa, bolletta di luce, bolletta di gas, bolletta di acqua, spazza tutto. Ma come fa una persona a vivere in queste cose?